Ciao, sono Andrea di Langa Studios, oggi vi parlo di un piano social che abbiamo sviluppato per un'agenzia real estate. Ve lo faccio vedere subito. Quando abbiamo un progetto social con un cliente, prima di intervenire massicciamente su contenuti, impostazioni, preferiamo dedicare qualche giorno a un'attenta analisi di ciò che può essere utile nel fornire il migliore servizio possibile. Per questo piano social, dedicato ad un'agenzia immobiliare, vorrei farvi soffermare sull'aspetto strategico. Infatti, le pagine Facebook e Instagram del cliente erano già esistenti e gestite dalla titolare dell'agenzia. Va da sé che la gestione era discontinua e senza un vero e proprio piano di pubblicazione. A volte si trattava solo di condividere altri post, articoli o notizie, ma senza una strategia. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo orientati su quattro vie differenti. La prima è stata strettamente settoriale. Sulla base del calendario delle giornate mondiali abbiamo individuato un numero di ricorrenze che parlano e affrontano tematiche legate alla casa o al futuro, alla pianificazione della propria vita, distribuendole su un calendario editoriale. Un'altra cosa più di contesto riguarda post realizzati con frasi e citazioni riguardo al mondo dell'immobiliare. Ad esempio la bellezza di avere una casa nuova, l'emozione di una villa in campagna, la famiglia che cresce in una nuova casa. Poi abbiamo altre due tipologie di pubblicazioni. La prima, molto classica, è quella principale della pagina, per la verità. Si tratta di post realizzati ad hoc per la promozione degli immobili. Vengono realizzati utilizzando le immagini fornite dal cliente e inserendo qualche dato, qualche informazione presente sul sito. Il fine di questa soluzione chiaramente è quello di portare gli utenti sul sito per far approfondire. Infine vi mostro questa soluzione un po' più giocosa. Per spezzare un po' il tono promozionale della pagina, inseriamo di tanto in tanto dei post sotto forma di piccolo contest, come questo che vedete. Ecco, in questa tipologia di post all'utente vengono solitamente proposte due location. A ciascuna location corrisponde una reazione, un mi piace, un cuoricino, e il paese che suscita più interesse vince. Un modo carino per mantenere alto il livello di interazione della pagina e far sì che gli utenti siano sempre più interessati.